Buongiorno ragazzi, lunedì mattina 10 alle 8, tra 20 minuti massimo dovrei essere già in macchina, essere partito e sparito. E mi fa ridere perché è completamente a caso. Aspetta, magari, cioè io vi faccio una foto di come vi metto ora perché è incredibile, non deve cadere. E che succede? A caso dei miei video prendono e anche dopo mesi l'algoritmo li spinge. Io ho dei video che tipo avevano fatto magari 100 views, adesso sono a 500, di cui 400 nell'ultima settimana, e quindi questo sta portando nuovi iscritti. Oggi, ragazzi, mi sono svegliato con 2499 iscritti, cioè ne ho fatti 8 in un giorno, che è una rarità, no, 9 in un giorno, 8 in un giorno, 8 in un giorno. E quindi detto questo, io vi invito appunto a mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete continuare a vedere video di questo genere. Oggi giornata lunedì, voi sapete benissimo cosa succede lunedì, ho una paura perché io inizio a lavorare, poi torno a casa e ricomincio a lavorare per altre 3 ore. Poi ieri in palestra mi sono spaccato e quindi sarò rammollito dal punto di vista del fisico e anche della testa, perché 13 ore al computer, ragazzi, non le auguro a nessuno. Parlando di cose belle, adesso io mi bevo la mia tisanina, no tisana, cos'è, un tè al mango e pesca. Stamattina mi sono svegliato super raffreddato, ma io non sono una persona che si dà malata. A meno che non abbia la febbre, io comunque vado in ufficio. Io la febbre non ce l'ho mai. Sfortunatamente o fortunatamente sono sempre sano come un pesce e quindi vado in ufficio. E volevo stare a casa, mannaggia a me. Sta settimana vado in ufficio solo 2 giorni, mi pare, cioè mi faccio 3 giorni a casa. Domani, giovedì e venerdì se non erro. Almeno quello, l'unica soddisfazione. Anche perché poi io giovedì dovrò andare a fare una spesona iper mega galattica. Questa spesona per appunto la barca, perché venerdì, lo ricordo, venerdì, sabato e domenica io sono in barca a vela, un 13 metri, andiamo all'isola d'Elba. Dovrebbe piovere, mannaggia, speriamo nel bel tempo, perché sapete, questo è il periodo dove se fa caldo, cioè se c'è sole fa caldo, fa caldissimo. E altrimenti se c'è un po' di nuvoletta, vento, freddo invernale, si muore. E lo so perché io sono andato in barca a vela 2 anni fa ad Halloween, al ponte di Halloween, e c'erano 20 passagradi, facevamo il bagno, maglietta, sole, hai voglia. Mentre stavolta mi porterò la giacca e tutto. Purtroppo, che ce devi fare? Che ce devi fare? Comunque, non vedo l'ora di fare questa piccola esperienzina, perché ci sarà anche mio fratello e qualche amico, visto che mio fratello non ha mai fatto queste cose in barca, queste esperienzine, a parte una volta forse. Comunque non abbiamo mai fatto di gruppo in barca tra di noi così, e quindi è divertente, è molto molto divertente. Mi fa ridere perché vivo in Italia, ma la maggior parte delle esperienze è su gommone, sci d'acqua, wakeboarding, paddleboard. Tutte queste cose alla fine le ho fatte tutte in California. Quando vivevo lì le ho fatte tutte. Prego, prego, si figuri. E niente. Niente, ragazzi. Oggi al lavoro, se ci fosse la possibilità di mangiarsi una minestrina, io la prenderei subito. Oggi ho voglia di stare leggero, come lunedì scorso che mi sono mangiato il minestrone. Era perfetto. Ragazzi, fossi nata donna, i miei mi avrebbero chiamato efficienza. Sto già iniziando a scaricare le clips del canale YouTube americano, perché come sapete ogni lunedì mi tocca fare quello. Sono editor del canale Now You Know, e il martedì esce il video settimanale che deve essere editato lunedì sera. Quindi io adesso mi porto avanti, anche perché le clip in generale pesano 6-7 giga. E quindi nella 20 minuti, mezz'ora di macchina che mi separano dal lavoro a casa, posso portarmi un pochino avanti nel frattempo. E
così appena arrivo a casa mi faccio un bel airdrop e riesco a passare tutto nel computer senza dover aspettare che dal computer mi scarico tutto, perché apparentemente nel computer quando utilizzo come si chiama? Dropbox è leggermente lento, molto lento, cioè parlo di mezz'ora, aspettare mezz'ora, 40 minuti per scaricare qualche giga. Io non capisco come mai, ho la fibra a casa, ma solo con, cioè, solo con Dropbox, tipo con WeTransfer velocissimo, Google Drive velocissimo, FileMail una saetta, Dropbox no, però dal computer, dal telefono è veloce, quindi non sto scaricando il computer. Vabbè, ragazzi, quindi faccio questo. Ah, detto questo, io adesso vado anche in agenzia a sentire se ci sono tipo delle novità con il mio caso, perché ho ricevuto delle email un po' strane, che apparentemente, solito discorso, mancano dei documenti e non si capisce mai da che parte di chi, sicuramente non mia. Quindi adesso vado a investigare, ho parlato in pausa pranzo prima con il direttore bancario e mi ha confermato che mancano ste carte, quindi ragazzi, prima o poi riusciremo a risolvere nel bene o nel male questa situazione, speriamo il prima possibile. E parlando appunto del telefono, è veloce a scaricarsi i file, si è bloccato dopo 1,8 giga, fantastico direi. Niente ragazzi, sono qua che edito, 7:15 e niente, dopo devo pensare cosa mangiare. Ah, per le 9:30 esco a fare aperitivo con due miei ex compagni delle medie, visto che appunto il lunedì sono molto rilassati. Ragazzi, sono riuscito a editare due storie e ho iniziato la terza, quindi 2/3. E molto bene, progresso, ci ho messo solo 1,5 ore oggi, super veloce. E sono anche molto soddisfatto, sta venendo molto bene. Fatto sta che tra un po' devo iniziare a mangiare qualcosina, perché tra 1,5 ore devo essere già al bar. Metti che questa storia magari ci metto 40 minuti a farla, dopo 40 minuti per mangiare essa già fuori. Sono un po' tirato e ho anche una fetta di piadina avanzata, mi sa. E guarda qua, uno spuntino. Oh, me lo scaldo ora. 9:10 e ho appena finito di editare tutto quanto. Quindi adesso io mi metto a cucinare. Pensavo di farmi un po' di pollo. Mi sono mangiato la piadinetta, che era top. Però okay. Mi sono mangiato la piadinetta che era top, però devo insomma mangiarmi anche qualcos'altro, e quindi il pollo è l'ideale, non tanto. Cioè ragazzi, guardate che cena in salsa, rucola, mozzarella di bufala e del pollo cocotto, insomma una ciofeca. Sentiate, alla fine sto prendendo il monopalla e spero che non piova stasera. Volevo farmi una passeggiata, ma sono molto tirato coi tempi e quindi semplicemente non ce la faccio stasera. Speriamo stasera che non piova, se no I am fregated, mannaggia. Il giro prosegue, signori, il giro prosegue. E l'unico giorno in cui mi dimentico il paravento, questo qua per il microfonino, era il giorno in cui mi serviva, chiaramente, perché adesso probabilmente mi sentite comunque, però il suo scopo appunto è attutire il rumore del vento, che è estremamente fastidioso alle orecchie. E niente, quindi vabbè, proseguiamo come se nulla fosse. In tutto questo sto surfando tra le stradine di Verona e ovviamente quando ci sono i passanti, pochi, perché vabbè la sera c'è poca gente, ma si fermano tutti a guardarmi. Molto bene, guarda che capelli. Ecco ragazzi, se io avessi fatto osteria avrei visto tutti questi bei banchetti aperti, guardate che belli, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, non lo so. E invece non ho visto un fico secco riaperto, anzi, tutto chiuso, tutto completamente chiuso. Non ho potuto assaporare neanche un pochino di ricciotto, magari qua vendevano ricciotto, o magari lì vendevano ricciotto, o forse qua, no, di solito questo è l'info point, niente ricciotto. Ok ragazzi, seratina fatta con il mio amico e mia amica delle medie, e
proprio niente, cioè, mi sono preso due ginger beers che sta diventando un po' il mio drink preferito ultimamente, così durante la settimana non bevo di alcolico e sono rilassato. E fatto sta che ora vado a casa, è mezzanotte e 23, 5 minuti sono a casa. E domani sono da remoto, fortunatamente, così non devo impazzire e posso dormire un pochino di più del solito, dai. Cioè, o meglio, un pochino più del solito, sapendo che appunto sono da remoto. Più che altro, sapete, c'è una cosa comoda, è non dover andare in ufficio, no? E quindi potermi svegliare un'oretta più tardi. Vabbè, comunque ragazzi, io vi invito come al solito a mettere mi piace, commentare, a iscrivervi al canale, attivate la campanella e ricordatevi che il mio algoritmo si sfama delle interazioni che avete sotto questi video, quindi come al solito nulla così, ragazzi, spingiamo. Prossimo video domani alle 11 come al solito, oramai la routine, un po' no, manca ancora un mesetto, ma toccheremo i 200 episodi. Passiamo cosa? 171? 172? Più di lì? Mamma mia, incredibile, incredibile.